Amici, buongiorno, ciao a tutti. Come prima ricetta io avevo intenzione di farvi vedere come si prepara il riso pilaf. Il riso pilaf è praticamente un riso che voi potete condire a piacere come volete ed è molto utile per fare risotti tipo la pescatora che poi vi illustrerò in altre ricette. Andiamo subito agli ingredienti. Abbiamo il riso, io preferisco un carnaroli o un violone nano, dell'olio extravergine di oliva, una cipolla e acqua a bollore salata. Facciamo rosolare bene sulla cipolla nell'olio. Quando questa è rosolata, vedete l'olio è bello vivace, mettiamo il riso. Mettiamo il riso e lo facciamo tostare in modo che ogni chicco sia ben unto dell'olio. Ogni chicco deve assorbire proprio l'olio, si deve tostare. Ora noi andremo, ecco quasi pronto, andremo a metterci l'acqua che bolle. La cosa importante che ci tengo a sottolineare è che non dovete assolutamente toccare il riso una volta che l'avete ricoperto d'acqua, perché altrimenti poi si attaccherebbe. Ok, allora il riso è pronto, potete fare così, vi aiutate con la spatolina in modo che ecco qua, ben coperto d'acqua, lo mettiamo in forno fino a quando l'acqua non si è praticamente non ha assorbito tutta quanta l'acqua. Lo mettiamo in forno per una ventina di minuti a 180 gradi. Quindi, passati 20 minuti, il riso è pronto. Eccolo qua. Come potete vedere, è bello asciutto, leggermente colorato, pronto all'uso. E ci vediamo alla prossima ricetta e mi raccomando, restate a casa.